Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Metropolis Calcio. Non c'è Stefania Cattani oggi, per la costernazione dei telespettatori. Tocca a me, va bene così. Paolo Pirovano, ciao, ben Buon pomeriggio, ritrovato. ciao Stefania. Ciao Questo tocca oggi, grazie mille Paolo per il saluto. È Michele. la grande giornata, la grande notte di Italia-Spagna, una gara molto molto attesa, cresce di minuto dopo minuto l'attesa per questa sfida che può voler dire addirittura il primo posto nel girone, dovessimo battere stasera gli spagnoli che sono sempre una squadra molto molto temuta, anche se forse, inizio a chiedere a te Paolo, ma lo chiediamo anche agli amici da casa naturalmente, 335 57 54 425 per i WhatsApp oppure 0243 43 34 34. Vi chiediamo se questa Spagna è una Spagna temibile come l'è stata negli anni precedenti o per tanti anni, Per Paolo. tanti anni sì, però è anche vero che poi nel corso della storia noi siamo riusciti a rintuzzare, no, questa temibilità della Roja. Quindi sempre rispetto per gli avversari, qualsiasi sia l'avversario bisogna rispettarlo, sia la Macedonia, e non lo dico a caso, sia l'Albania, sia la Croazia, sia la Spagna. E però non ci dobbiamo assolutamente, come ha detto Spalletti ieri, sentire inferiori a nessuno. E quindi l'affrontiamo probabilmente utilizzando le armi che di solito la Spagna utilizzava in passato, cioè con un gioco propositivo, e vediamo se stavolta darà i suoi frutti. Io penso di sì, perché questa è una nazionale che ha della qualità, magari insperata, ma ha della qualità. Siamo a vedere intanto quali saranno le scelte naturalmente di Spalletti. Le Pare. indicazioni della vigilia raccontano di una concreta possibilità che si riveda lo stesso 11 che ha battuto l'Albania. Esattamente. Quindi quell'ipotesi, per esempio, di un Mancini che è più marcatore in difesa al posto di Calafiori, di Cristante a metà campo per dare più sostanza, sembrerebbero delle ipotesi secondarie rispetto invece alla conferma di quella formazione. Ti sembra corretto? Cioè, se c'è il detto, squadra che vince, gioca anche bene, primo Sì, tempo almeno, non si sicuramente non si cambia. cambia. Ci sta anche contro la Spagna oppure no? In linea di massima sì, io avrei voluto vedere all'opera anche qualcuno tipo Raspadori che poteva servire per questo gioco della Spagna molto, molto tecnico, e lui è un giocatore che può ricoprire molti ruoli in attacco, però giustamente il CT vede tutti i giorni i giocatori e secondo me quella è una formazione che va confermata, anche perché è un po' l'ossatura, no? Noi poi qui dobbiamo, stasera se vinciamo siamo qualificati Come primi, aritmeticamente come come primi. primi, se non vinciamo e pareggiamo siamo matematicamente terzi, giusto? Cioè Sì, sicuramente sicuramente almeno passiamo terzi, almeno quindi come terzi. almeno come terzi, quindi stasera bisogna almeno fare un punto, però bisogna entrare in campo per fare nostra l'intera posta. Allora, mentre vediamo anche qualche bella immagine dall'ultimo allenamento, la vigilia degli Azzurri a Iserlohn, il luogo del ritiro di questi giorni in Germania per la squadra e la truppa di Spalletti, c'è una telefonata da casa. Allora diamo il benvenuto a chi è in linea con noi. Buongiorno, pronto? Ciao Michele, ciao Paolo, sono Vincenzo, buongiorno. Buongiorno Ciao. Vincenzo. Allora, per me l'Italia vince oggi, vince 2-1 e mia nipote mi ha detto, Greta che segna, Frattesi e Barella, per la Spagna Morata. Speriamo in bene, buona giornata a tutte e due. Grazie, grazie Vincenzo per il pronostico. Tra poco, tra l'altro, avremo in collegamento anche Nicola Binda, in Gazzetta dello Sport, qui a Metropolis Ci sono, per... ci sono. C'è? Allora c'è, lo sentiamo, io lo Sì. sento Nicola, se Sì. lo vediamo è anche Sì. meglio naturalmente, audio video, vediamo se riusciamo anche a... se no facciamo audio intanto, visto che Nicola mi sente facciamo una parte TV, una parte radio con Binda in collegamento, ma credo che adesso non ci senta più Binda e quindi dobbiamo recuperarlo tra pochissimo, e va bene, succede anche questo, no Paolo? Siamo come sempre in diretta. L'arma secondo te Paolo di questa sera nell'11, sempre che l'11 sia quello contro l'Albania, quale può essere secondo te l'uomo in più? L'uomo in più dovrebbe, io spero che sia Scamacca, che così almeno si sblocca anche in azzurro e così legittima questa sua titolarità in avanti. Dall'altra
Però l'arma in più, secondo me, l'arma letale potrebbero essere ancora Barella e Frattesi con gli inserimenti, e spero Chiesa, perché nel primo tempo contro l'Albania ha fatto veramente vedere delle giocate di primissimo piano. E quindi Chiesa, Barella e Frattesi possono essere, oltre a Scamacca ovviamente, quelli che daranno il là alla possibile vittoria. Questo me lo auguro. Allora, c'è un'altra telefonata, credo pronta da casa, allora sentiamo chi è in linea con noi. Buongiorno. Sì, pronto, sono Albino da Piacenza, avrei solo una Buongiorno. domanda sulla squadra nazionale. Io la settimana scorsa non ho visto per vari motivi l'intervista che ha tenuto Ibrahimovic, Sì. ma lui ha spiegato il motivo o i vari motivi per cui Conte non è andato al Milan. Vorrei sapere solo questa Sì. domanda. Grazie e buon pomeriggio. Grazie, sì, Grazie. lo ha spiegato, sostanzialmente ha detto, no, che non era, no, nel progetto del Profilo Milan, profilo mediatico. anche mediatico, ma anche in termini Sì. di quello che, di Tecnico. come si presenta Sì. Conte come allenatore. Lui ha detto cercavamo un allenatore e non un manager, no? Quindi Conte probabilmente, Paolo, è anche un allenatore che mette voce in Mette il capitolo sul becco, mercato, mette il o il becco, becco, dai, per dirla in maniera detto così in più maniera diretta. all'italiana, no? Sì, vuole, ovviamente ha delle ingerenze, giustamente, nel materiale umano che la società gli deve mettere a disposizione. Secondo me facevano meglio, cioè come fai a dire che Conte non è adatto a un progetto? Cioè, Conte è adatto a qualsiasi progetto, che sia Inter, che sia Juve, che sia Milano, che sia Napoli. Dopodiché il problema sono i soldi. Secondo me avrebbero fatto una figura più, diciamo, più bella, dai, migliore, dicendo costava troppo e noi riteniamo di dover investire il capitale che vogliamo investire nei giocatori che vanno in campo e non sulla panchina. Questa è una scelta, è legittima, possono farlo. Io non sto discutendo la scelta di non prendere Conte, ma va spiegata andava spiegata forse in un altro modo, perché Conte è stato cercato, Attenzione, Conte è stato cercato. Poi ovviamente lui ha chiesto i soldi, ha chiesto delle garanzie che ovviamente il Milan non era in grado di dare, perché se arriva Conte, tu mi insegni, Michele. Conte vuole almeno 2-3 giocatori che non sono Sì, di probabilmente rincalzi. il tema è anche quello, al di là dello stipendio di Conte, sicuramente superiore a quello che andrà a percepire Fonseca, ricordando che il Milan deve pagare anche un anno di contratto ancora a Esatto, Pioli. ancora sotto contratto, Conte Pioli. probabilmente non avrebbe accettato di partire dalla base attuale del Milan per inserire magari un paio, due, tre elementi, ma avrebbe chiesto di fare una squadra, tra virgolette, a sua immagine e somiglianza, no? Questo Sì. avrebbe comportato un budget di spesa molto superiore. Conte, pronti via, si siede al tavolo e ti chiede di non cedere i giocatori top, quindi via non Leao, via non mandare via Leao, non mandare via Maignan, non mandare via Theo. Dopodiché a questo inizio, no, procede con altre richieste e non sono giocatori di secondo piano, come è giusto che sia. Se vuoi vincere, devi prendere giocatori preparati. Allora, tra poco, tornando anche alla nazionale, vi chiediamo il pronostico, per stasera poi anche Paolo ci darà il suo su Italia-Spagna. Ascolteremo anche le parole di Spalletti alla vigilia, uno Spalletti che spiega: non dobbiamo temere la Spagna, anzi loro non devono sopravvalutarsi. Questo ha detto Spalletti per caricare forse anche il gruppo. Intanto sentiamo da casa chi è in linea con noi. Buonasera, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Sì, sei in diretta, come ti chiami? Ignazio. Ignazio, prego. Allora, due domande. Sì. Ignazio da Monza. Da Monza, bene. Allora, la prima domanda è dove potrebbe arrivare l'Italia in questo europeo qui? Che Sì. dovrebbe forse ampliare di più la rosa. Per me dovrebbe essere un po' più ampia. Tra attacco di altri tre o quattro giocatori in più dovrebbe avere rispetto a quello che ha portato il CT. Ok, quindi ha lasciato a casa qualcuno di importante, Per me secondo sì, te? Ad esempio? Ad esempio? chi è che potrebbe.
Non lo so. Se però dici che la speranza, diciamo, Ignazio, la speranza è che ci fosse qualcuno di meglio, questo è il tuo concetto di quelli. Sì, esatto, però... qualcuno di meglio ci sarebbe stato. Però se non le dice, come facciamo a rispondere? In questo momento non mi viene in mente scusate la... No, non c'è problema, un attimo di... Non c'è problema, il concetto comunque è chiaro, anche la domanda. Grazie Ignazio, buon pomeriggio. Allora, intanto, dove può arrivare l'Italia? Poi chiedo a te, Paolo, se ha lasciato qualcuno allora, che meritava... Io non so qual è l'obiettivo, cioè l'obiettivo, uno che si presenta da campione d'Europa, è confermare il titolo. E quindi, secondo me, la cosa migliore sarebbe arrivare almeno... semifinale e poi finale. Io capisco che poi ci sono delle nazionali che sono forti, però non dobbiamo metterci, io sono un ottimista per natura, quindi non dobbiamo porre limiti alle nostre capacità. Poi qualcuno di meglio, sì, però bisognerebbe sapere anche i nomi. Io mi limito a dire che questi che il CT ha portato sono quelli che probabilmente lui conosce. Io, secondo me, lui si riferisce anche a una stagione, quella di Di Lorenzo, che non è stata al massimo. Però Di Lorenzo lui lo conosce molto bene, avendolo avuto al Napoli, sa quali sono i suoi limiti, sa quali sono le sue capacità, le sue potenzialità, e quindi ha dato fiducia a Di Lorenzo perché, tra virgolette, è un suo uomo, ecco, solo per quello. Chiaro. Probabilmente anch'io non avrei portato Di Lorenzo, oppure avrei messo un'alternativa a Di Lorenzo. C'è Darmian, però Spalletti, anche come età, anche come freschezza, preferisce probabilmente Di Lorenzo. Allora, da casa un pronostico, telespettatore dice l'Italia vincerà 1-0 di cortomuso. Ma speriamo. Stile Max Allegri. Abbiamo visto anche qualche immagine della vigilia della Spagna, dell'allenamento di rifinitura della squadra del CT della Fuente. Ci fermiamo adesso, io vi ricordo il numero per scriverci, per interagire con noi: 335-5754-525 per messaggi, solo messaggi via WhatsApp, oppure per intervenire in diretta telefonica, parlare con noi 02-43-43-34-34. Pubblicità brevissima, siamo di nuovo in diretta anche con le novità che riguardano il calciomercato, tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta, Metropolis Calcio, il tema la nazionale, inevitabilmente l'attesa quasi spasmodica di questo Italia-Spagna stasera a Gelsenkirchen. Per noi una vittoria vorrebbe dire primo posto nel girone, un risultato positivo comunque, una qualificazione certa, eventualmente come terza classificata d'Italia, ma poi abbiamo anche la gara contro la Croazia. Se volete darci un pronostico, comunque fare le vostre considerazioni sulla partita, domande magari che riguardano il calciomercato, 335-5754-525 oppure 02-43-43-34-34. Tra poco ascoltiamo Spalletti sull'avversario di questa sera. Intanto una chiamata da casa. Buonasera, pronto? Si dice buonasera dopo le 2, dopo le 14. Complimenti per la trasmissione. Grazie, prego. Innanzitutto, ma io penso che un pareggio vada bene all'Italia questa sera. Anche se tutti dicono che vincerà, ma io non penso che siamo ancora più siamo capaci di battere in questo momento la Spagna. Basterebbe un pareggio, poi tanto all'ultima giornata si decide, poi ancora basterebbe un altro pareggio e l'Italia si qualifica. Saluti. Grazie, buonasera. Grazie. Sì, in realtà con 4 punti sicuramente, come almeno come terza, certo, in classifica arrivi, e 4 punti, con 4 punti 99 su 100 sei tra le migliori terze, con 4 punti si passa, quindi il pareggio vuol dire qualificazione. Però l'atteggiamento, io credo, è anche un test, no, per l'Italia, certo, stasera, cioè è quello di provare a essere superiore alla Spagna, mi hai letto nel pensiero, cioè qua, stasera se vai in campo con l'atteggiamento di quelli della squadra che dice basta un punticino, no, stasera dobbiamo cercare, tanto sai che anche se perdiamo comunque hai un punto da fare e non è detta l'ultima parola. Io direi che bisogna provare. Spalletti è uno che comunque non è che si tira indietro, No. Cioè io, a me non piace la parola giochista, no, o risultatista. Io penso che un allenatore sia bravo nel momento in cui vince, se poi riesce anche a dare spettacolo, meglio. Spalletti nel corso della sua carriera ha dato modo di vedere che è in grado di fare entrambe le cose. Allora, abbiamo sistemato il collegamento con Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. Nicola, buongiorno. Bentrovato. Ciao, vi,
vi ho visti e sentiti nella prima parte, non so come mai non riuscivate a sentire me. Però... Adesso l'importante è che tu ci senta adesso e ti sentiamo benissimo. Azzurro ben augurante anche. Ho ascoltato il buon Paolo che ha fatto un'analisi precisa, dai, ci sta. Grazie. Quindi siamo, dobbiamo essere ottimisti per stasera. Io l'unico, perché è una nazionale che al di là delle individualità, che insomma probabilmente gli altri sono anche messi meglio in generale, però è una nazionale che ha un'idea di gioco, un'idea di calcio molto moderna, molto coraggiosa, molto propositiva, molto portata al recupero palla, alla ripartenza veloce, alla verticalizzazione, al palleggio nella metà campo avversaria, concetti che sono propri anche della Spagna. Quindi sarà una partita fra due squadre che hanno la stessa idea di calcio, e quindi sono curioso di vedere se poi i singoli faranno la differenza. Loro sono più forti, però noi magari riusciamo a essere più furbi e in serata migliore. L'auspicio è quello. L'unico paura che ho, l'unica preoccupazione è che se dovessi prendere un'imbarcata, che se prendi arriva una brutta sconfitta, ti va a minare tutte queste certezze, quindi vai a segnare tutto il tuo percorso all'europeo e non solo, anche quello futuro, perché la nazionale sta crescendo con questa idea, aspetta delle risposte dal campo. Con l'Albania per me delle risposte buone da questo punto di vista ci sono state. Adesso per Spalletti ha fatto solo un amichevole con l'Inghilterra e le ha prese nella sua carriera, quindi nella sua carriera da CT, da certo. CT. Quindi questo è il primo impegno vero, cioè se queste sue idee anche contro avversari più forti portano dei risultati, allora davanti abbiamo sicuramente un buon cammino. Ripeto, l'importante, puoi anche perdere 1-0 ma giocartela ci sta. L'importante è non prendere un'imbarcata. Esatto. Se prendi un'imbarcata tutte le tue certezze vanno a quel paese. Assolutamente. Ripartiamo da qui, intanto sentiamo la telefonata da casa. Buongiorno, pronto? Riproviamo, io sento un sottofondo, vuol dire che qualcuno è lì col telefono in mano. Buongiorno. Vabbè, un po' timido, però non ci vuole parlare. Vuole parlare con te, come voleva parlare. Con me no. No, è milanista, però. Va bene, a parte le battute, sentiamo Spalletti, quello che ha detto ieri sull'atteggiamento verso l'avversario. Una Spagna da rispettare, sì, ma non da temere. Sentiamo. Mi preoccupa di più quello che deve essere il livello di calcio che dobbiamo proporre noi, perché la chiave che apre poi la porta della possibilità di vincere la partita è il livello di partita che riusciamo a fare noi, per cui mi interessa quello e sono più attento a questa situazione. Poi è chiaro che la Spagna sa fare delle cose che sono importanti e che qualche volta dovremo essere lì anche a subirla, quella che è la qualità della Spagna. Però le intenzioni debbono essere di quelle giuste, cioè noi abbiamo il più totale rispetto per la storia e per la squadra della Spagna, la qualità della Spagna, ma non bisogna poi pensarvi più forti di quello che siete, perché sennò sarebbe un errore, perché noi abbiamo le nostre possibilità di ugualmente di giocare la nostra partita. Ovviamente rispondeva una domanda di un collega spagnolo, ecco perché si è riferito con quei termini, con quelle parole. Se sarà, Nicola, la formazione che ha giocato contro l'Albania, sarà una scelta coraggiosa, sarà una scelta coerente, cioè voler provare anche con la Spagna ad essere quello che dicevi tu, l'Italia propositiva, l'Italia che recupera palla alta, l'Italia che va in verticale, o i correttivi dei quali si parlava nei giorni scorsi sarebbero auspicabili, vista la differenza enorme tecnica tra l'Albania e la Spagna? Sta ancora facendo le sue valutazioni, essendo due avversari diversi è normale pensare che magari a centrocampo un po' più di fisicità da uno come Cristante potrebbe esserti comoda, o in difesa
una maggior marcatura da uno come Mancini potrebbe esserti comoda, se no noi abbiamo due difensori giochisti che costruiscono il gioco come Calafiori e i Bastoni, che sono bravissimi nella costruzione, nella marcatura magari potrebbero avere qualche problema, però quello che conta è l'idea di Spalletti, cioè se Spalletti abiura la sua idea, rinnega la sua idea di gioco e cambia tutto, allora sarebbe quello il vero problema. Lui invece vuole ribadire questa sua idea di calcio, ha sicuramente apprezzabilissima, magari appunto potendo contare su 25 giocatori, insomma non su due, potrebbe trovare magari, e vedendoli anche tutti i giorni, in questi giorni come si allenano, come stanno eccetera, qualche ritocco. Però anche proporre la stessa formazione è un segnale forte, vuol dire ok, questa è la strada giusta, io me la vado a giocare così. Io mi fido di lui perché quello che fa lo fa a ragion veduta, con delle idee chiare e vedendo i giocatori a disposizione tutti i giorni in campo, in albergo e tutto quanto. Quindi sono curioso di vedere se batterà questa strada. Paolo, della Spagna che cosa bisogna temere di più? La qualità generale, alcuni ragazzi giovani e talentuosi, Morata, che anche se in Spagna non è acclamato, no? Uso l'eufemismo, resta un giocatore letale spesso. Però, come abbiamo visto, è sempre in grado di colpire, all'esperienza che ovviamente si adatta a questo tipo di competizioni internazionali, ha già giocato questo tipo di partita, a differenza di Scamacca che non ha questa esperienza internazionale, e poi questi giovani emergenti e la tecnica come al solito. Ma secondo me, guardate, che l'Italia viene sottovalutata da questo punto di vista, perché noi come giocatori stiamo crescendo a tutti i livelli, a livello giovanile con le under e a livello di nazionale maggiore. Anche la Serie A, che se ne dica, propone dei livelli tecnici di tutto rispetto. E poi dobbiamo continuare a fare bene, perché a livello europeo, negli altri sport, e io quando parlo di sport non parlo di motociclismo, che vabbè, lì stiamo andando alla grande a livello di moto mondiale, però parliamo di europei di atletica, parliamo di europei di scherma, c'è un movimento nazionale, quello azzurro, che si sta imponendo all'attenzione generale. Questo, in vista delle Olimpiadi, secondo me è una delle notizie migliori per il movimento sportivo italiano. Va bene, ci fermiamo, poi parliamo anche di calciomercato. Ci sono alcune domande da casa, anche per esempio sul rinnovo di Simone Inzaghi, che ancora non è arrivato. E allora, piccolissimo break e poi siamo di nuovo in diretta a Metropolis Calcio. Allora, di nuovo in diretta a Metropolis Calcio. Se volete chiamare, i numeri li vedete, quello a sinistra per la telefonata in diretta, quello a destra per i messaggi WhatsApp. A proposito di messaggi WhatsApp, ci scrivevano perché si parla e si scrive tanto di un rinnovo di Inzaghi praticamente fatto, ma ancora risultano esserci dei problemi, delle problematiche. Hanno scritto tra l'Inter e l'allenatore. Poi è così, in realtà Marotta l'altro giorno rinnova anche Inzaghi, sì, ha liquidato la cosa così, però poi si racconta di distanze ancora. C'è una distanza da colmare, che riusciranno a colmare, perché se Marotta dice che, ricordatevi quello che è successo con Lautaro Martinez, poi fate quello che volete, pensate quello che volete, Lautaro Martinez ormai era dato per perso, dopodiché c'era la volontà del giocatore di continuare con l'Inter, la volontà è stata messa sul tavolo e sono arrivati a una conclusione. Qui balla un milioncino di euro tra quello che offre la società e quello che chiede Inzaghi, e si metteranno d'accordo, perché non può far saltare un accordo per un milione di euro. Binda, Inzaghi vuole essere gratificato in questo momento, vuole avere tra virgolette un premio che certifichi anche il suo status di allenatore top. Beh, sicuramente se l'è meritata sul campo, no? Tutta questa fiducia, e poi è cambiata una proprietà che probabilmente trasmette anche più entusiasmo e voglia di quella di prima, no? Nel senso che magari è un po' più appetibile, quindi Inzaghi non è solo questione di battere cassa di un milione in più e meno, ma anche sulla durata dell'accordo. Bravo. Cioè lui dice io vorrei avere un accordo anche di un anno in più.
Però, ripeto, la volontà di entrambi di andare avanti insieme c'è. Non è così scontato, perché evidentemente la vedono in maniera diversa. Non basta mettere una cifra, cioè una data superiore rispetto al contratto vecchio, ci sono tante cose da discutere. Magari poi Inzaghi chiederà qualcosa anche come staff, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tante cose da mettere in chiaro, che si possono risolvere in un minuto come invece in una settimana. Quindi passerà ancora un po' di tempo, ma poi questo rinnovo ci sarà. In questi giorni Simone, lasciamolo tranquillo a festeggiare il matrimonio del fratello a Formentera, che ha fatto una festa bellissima martedì sera, e anche Simone era là con tutti gli altri amici a godersela. Quando tornerà il buon Tullio Tinti, il suo agente, si metterà al tavolo e troverà la soluzione. Paolo, prima della telefonata da casa, cosa volevi aggiungere? Volevo aggiungere appunto che c'era questa discriminante dell'anno di contratto in più che Inzaghi voleva fino al 2027, e gli avevano promesso il 2027, però quando Zhang doveva essere ancora il titolare, il padrone, diciamo questa parola brutta, dell'Inter, poi invece hanno fatto una marcia indietro nel 2026, dopodiché anche Inzaghi tratta anche per i suoi uomini, quindi ci saranno anche degli aumenti chiesti da Inzaghi per i vice, per il preparatore dei portieri, il preparatore atletico. Quindi è una dinamica normale questa, ecco, io non mi faccerei la testa. Ok, chiamata da casa, poi le domande via WhatsApp, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Pronto, buongiorno a tutti, sono Cosimo da Varese. Buongiorno Cosimo, prego. Buongiorno, da non interista, volevo fare una domanda a Paolo. Secondo me Simone Inzaghi è un allenatore da non lasciare andare assolutamente via, perché prima di tutto è uno dei pochi allenatori che sono una certezza, ce ne sono pochi secondo me al mondo, allenatori che sono una certezza. E poi perché anno dopo anno Simone Inzaghi, che è anche giovane, sta sempre più migliorando. E un allenatore così non lo si trova in giro facilmente, quindi l'Inter dovrebbe, non dico prolungare il contratto vita natural durante, però anche per più anni, anche ci sono degli anni magari in cui vincerà di meno, ma Inzaghi secondo me è una certezza e va tenuta da parte dell'Inter. Grazie. Grazie, grazie. Credo ci siano dubbi, anche l'Inter lo vuole tenere, Inzaghi, sì, anche l'Inter. Poi Inzaghi è uno che si affeziona ai posti dove lavora, no? Mi ricordo, lui è stato chiamato, correggetemi se sbaglio, perché Bielsa saltò l'accordo con Bielsa della Lazio, sì, giusto? Sì. E quindi lui dalla primavera o dagli allievi andò in prima squadra e lì è rimasto parecchio tempo. Poi si affeziona, poi è arrivato l'Inter quando doveva rinnovare. Ovviamente l'Inter ha fatto un'offerta a cui non poteva dir di no rispetto a quella della Lazio. Ecco, speriamo a questo punto che non arrivi una squadra tipo una top inglese o spagnola che gli offra il doppio dell'Inter, perché questo altrimenti può essere un problema. Potrebbe essere un problema, quello sì. Sì, Paolo, perché purtroppo noi ragioniamo ancora con un cuore romantico, ma in questo calcio professionistico non si può più ragionare così. Cioè, Inzaghi domani riceve un'offerta di lavoro migliore, prende e va. Certo. Ma come fa qualsiasi idraulico, in bianchino, barista, cameriere, farmacista, eccetera. Non hai detto giornalista. Infatti. Giornalista, perché qua le offerte in più non arrivano mai. Mai. Sono l'unica categoria. Mai. Ecco, non l'ho detto solo per quello. Però, ah, ecco. Come tutte le categorie, è normale che siano una categoria di professionisti che non si devono mettere del sentimento. Certo, c'è chi mette l'aspetto venale, chi è più venale mette l'aspetto economico davanti a tutti, chi invece ci mette la qualità della vita. Chi mette la qualità della vita rinuncia a qualche soldino, ma fa il milionario è lo stesso, godendosela. Altri giocatori o allenatori hanno preferito diventare ancora più ricchi, ma vivere una vita infelice. Penso a chi è andato in Canada o in Arabia o in posti. Pensa a Brozovic in questo momento, Nicola. Cioè, sì, Brozovic non è più un giocatore, da quello che ho visto, dai. Sì. Dopo un anno d'Arabia è già diventato un ex. Sì, voglio dire, ma non è che se fosse rimasto in Italia sarebbe diventato povero, comunque sarebbe appunto stato ricco lo stesso. Poi dipende dai soggetti, Pensa a Kanté. Kanté è ancora un giocatore clamoroso, Kanté, no? Straordinario. Sì. Però io dico, ripeto, sono scelte soggettive, Cantea, e tutte vanno rispettate. C'è chi preferisce la qualità della vita e chi preferisce diventare più ricco di prima.
Io penso, non so, a Lorenzo Insigne, là in Canada, sperduto, magari sta meglio di tutti, però non si parla più di lui, certo. Fosse rimasto qua, povero non sarebbe diventato, magari sarebbe stato ancora in nazionale e avrebbe vinto qualcosa. Non lo so, magari è contentissimo. Di sicuro sono scelte che dobbiamo accettare noi, perché noi siamo solo spettatori. Domanda sulla Juventus: considerato il cambio di allenatore di modulo, il club è obbligato prima del ritiro a fare la squadra per Thiago Motta? Cioè, rischia la Juventus se non presenta una squadra già quasi completa a ritiro? Assolutamente sì, la Juventus, avendo un nuovo allenatore con delle idee che vanno ben inculcate ai nuovi giocatori, cioè non è un allenatore che dice... Cioè, l'idea di calcio di Allegri era molto più semplice da trasferire e da far assorbire e recepire i giocatori. Quella di Thiago Motta è un po' più articolata, è fatta di movimenti un po' più complicati, da una mentalità da ricercare, da inseguire. Quindi già incomincerà il ritiro senza i nazionali, senza chi ha fatto l'europeo, eccetera. Almeno i nuovi giocatori, se arrivano prima, meglio è, perché almeno prima ci lavora e prima arriva alla giusta definizione della sua squadra. Visti anche i nomi però, Paolo, che circolano attorno all'interesse della Juventus, è anche complicato accelerare determinate trattative, no? Sì. È vero, qualcuno in nazionale, penso per esempio a Calafiori, no? Comunque sì, non sarebbe pronto per il ritiro, però per esempio a Kop Meners, che non ha fatto l'europeo per un problema fisico, è indiziato per essere il nuovo centrocampista della Juventus, stravisto in maniera positiva Thiago Motta, ma lì c'è una trattativa di fatto ancora da imbastire. Esatto, devono ancora arrivare al dunque. E mentre invece, per quanto riguarda Douglas Luiz, dovrebbe essere quasi fatta. E se la Juventus però comincia ad avere, se dico se, non è perché, se la Juventus dovesse avere un centrocampo composto da, dico se, Rabiot, Douglas Luiz e Kop Meiners, allora lì cominciamo a parlarne. Però Giuntoli ha seminato, l'ho già detto ieri forse, Giuntoli ha seminato tanto, mm-hmm, e adesso deve arrivare a raccogliere. Non so quanto potrà raccogliere, perché prima di raccogliere deve anche vendere. C'è anche questo aspetto importante e determinante. Telefonata da casa, buongiorno. Sì, buongiorno. Il tuo nome? Sono Michele, volevo sapere cosa ne pensavano i due signori, sì, Pirovano e Binda, sulla trattativa che sta portando verso Inzaghi. Non è che è stato condizionato da Lautaro, no? Perché i problemi che ha Inzaghi sono gli stessi che aveva e ha tutto da Lautaro. Come andrà a finire secondo voi si sa già, però non pensate che qualche duro ha tirato giù i pantaloni troppo presto, adesso li deve tirare giù parecchie volte con parecchie persone, cioè è diventato di moda una nuova trattativa. Va bene, o fai o ti saluto. Va bene, vi saluto a voi. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Beh, tanto mi sembra che, a parte l'espressione, però è stato lo stesso Lautaro a determinare l'esito in positivo della trattativa, sì, rinunciando, cioè, e tornando indietro rispetto alla richiesta iniziale. Infatti, no? Il discorso dell'amico avrebbe un senso se a Lautaro avessero dato 12 milioni, allora Inzaghi dice: ma perché a lui sì e a me non mi accontentate. C'era un allenatore che diceva che l'allenatore non deve prendere un euro o una lira in meno di giocatori che allena, ecco, e questo capita di rado, Sì, adesso a questo punto con il calcio di oggi è Guardiola e Simeone, pochi altri, con il calcio di oggi è impossibile, però io non lo trovo totalmente sbagliato come questo concetto. Aspetto, come concetto. Cosa ne pensi, Nicola? Poi vi chiedo anche, prima di chiudere, ce l'hanno chiesto più volte da casa, la favorita per la Coppa America, perché nella notte parte anche la kermesse americana. Binda, intanto. No, nel calcio non è una regola scritta quella, anche perché se vuoi avere una squadra di stelle e di campioni, obiettivamente è giusto che la vetrina ce l'abbiano loro più che gli allenatori, no? Il calcio ha anche dei campioni, dei giocatori che sono quelli che ti attirano l'interesse, quindi la ricchezza ovunque.
non deve essere scritto da nessuna parte che l'allenatore debba guadagnare più di tutti. È una questione di regole di mercato, è il mercato che fa i prezzi. Non è che un allenatore ci prova, un calciatore ci prova, ma è il mercato fondamentalmente che fa i prezzi. Non mi sorprenderei che l'Inter un Lautaro Martinez guadagnasse di meno di Pippo Inzaghi, anche di Simone Inzaghi, perché cioè, non mi sorprenderei se guadagnasse di più, sarebbe normale, credo, perché Lautaro è la stella, è il simbolo, è il capitano, e quindi ci può stare. Okay. Come leadership è indiscutibile che l'allenatore debba sovrastare tutti, ma sugli stipendi credo che sia un po' complicato. Allora, Lautaro, collegamento Argentina. Subito con l'Argentina, Coppa resta America. Insomma, squadra campione del mondo, la favorita anche per la Coppa America. Stasera Paolo. Ci sarà, stasera, stanotte alle 2 ci sarà Argentina Canada contro Buchanan del Canada, e quindi vedremo l'Argentina che è campione del mondo, cosa combina. Secondo me la griglia è Argentina, Uruguay, Brasile, anche se Ronaldinho ha detto che questo Brasile non lo guarderà perché lo ritiene il peggior Brasile degli ultimi 50 anni, e poi ci metterei come outsider gli Stati Uniti. Ah, ecco. Nicola? Gli Stati Uniti sono cresciuti molto, sì, in effetti sono curioso anch'io di seguirli, ho visto diversi giocatori che hanno giocato anche in Italia quest'anno e sono curioso di vederli. Sono anch'io convinto che questo Brasile sia poco arrapante, obiettivamente non mi scalda per niente, e quindi penso che sia scontato dire che l'Argentina è la grande favorita di questa manifestazione. Allora facciamo in tempo a prendere al volo un'ultima telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, il tuo nome? Sono Giuseppe da Bergamo. Prego Giuseppe. Se fosse io, Inzaghi, vi ricordate l'anno scorso, nel 2023, che Marotta volevo mandarlo via tre mesi da fine del campionato? Sì. Se fosse io vorrei tanti soldi come prendeva l'allenatore dalla Juventus, 8 milioni, Allegri. Altrimenti vado via. Poi un'altra cosa, ma ho sentito ieri sera a dire che la Spagna è mediocre. Se la Spagna è mediocre, dei giornalisti, l'Italia che cosa è? Va l'Italia bene. È peggio ancora della Spagna. Almeno la va Spagna bene. Tenendo due o tre giocatori o quattro a certo campo, la Spagna che è più forte mille volte dell'Italia. Va bene, grazie Giuseppe. Nessuno l'ha detto qua, l'avrai sentito. Ieri sera da qualche altra parte. Ha detto ieri sera, infatti, non qua adesso. Ma ieri sera no, a Nova Stadio. Ieri sera in generale. Sera. Non so a Nova Stadio ho condotto io ieri sera e nessuno ha detto che la Spagna è mediocre. Noi abbiamo detto qua che la Spagna è battibile, forse, non dobbiamo avere paura. Forse qualcuno ha detto che questa versione della Spagna non è la versione della Spagna migliore degli ultimi 15 anni. Sì. Questo sì. Nicola, a Chiosa. Sì, ha avuto sicuramente campioni migliori, ma noi non siamo messi male. Si parla tanto di questo Yamal, 16-17 anni, un talento cristallino, un giocatore bellissimo da vedere così, però insomma lo deve marcare Di Marco, che è stato quest'anno sia in Italia che in Europa un giocatore straordinario. Io se adesso ci deve fare paura Yamal contro un Di Marco, allora sarei preoccupato. Ecco, io invece mi aspetto da Di Marco una dimostrazione di superiorità importante. Ok, volete fare il pronostico finale? Italia-Spagna, come finisce? Non siete obbligati. Vinciamo noi 2-1. 2-1. Binda, come finisce stasera? Perdiamo 1-0. Perdiamo 1-0, però onorevole, quindi manteniamo intatte le nostre certezze, sì, in costruzione. Grazie Nicola Binda, alla prossima. Grazie a voi. Ciao Nick. Buona giornata, grazie a Paolo Pirova. Grazie a te Michele, buona giornata a tutti. E grazie a voi tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata e di pomeriggio.